Sigla. Salve a tutti, io sono Luma e bentornati in un altro episodio di The Binding of Isaac. Allora, io volevo fare una sfida a livello normale con questo coso che non ha un nome. Perché a livello normale? Perché questo babbeo ha dei tre solo art e basta. Non so che cos'è. Benissimo. Abbiamo già del danno aumentato. Ora ci servirà magari qualcosa di più potente. Iniziamo. Ok, Pride, il classico simpaticone. Ci ucciderà da solo in teoria. Vediamo un attimo. Ok, perfetto. Perfetto, The Tower è proprio la carta che ti si abbina. Direi di proprio eliminare questi babbei. Dai, essendo primo piano già con questo danno, 4,29, non facciamo proprio schifo. Ok, eliminiamo l'ultimo simpaticone. Ci siamo. Qui si fa duro un attimo la situazione, ma perfetto. Ma neanche più di tanto. Andiamo già al boss. Oh, ho visto un soul art. Dopo magari lo recuperiamo, eh. Attiviamo la carta. Magari. No, non ha sortito alcun effetto. Il maledetto si è riparato lassù nel suo angolino. E ben che non si è spostato. Vabbè, adesso senza fretta, con i dovuti danni lo rompiamo. Perfetto. Gota catch and mall. Gota lick and mall. Simpatico. La cacchetta che non serve a niente. Andiamo al piano numero 2. Che schifo. Allora, Cellar, The Cellar, di qua. E dopo abbiamo una chiave, volentieri ti apro forziera, eh. Però prima fammi andare dove mi è più favorevole. Tipo qui. Lo sapevo che c'erano i ragni, lo sapevo che c'erano i ragni nel vasetto. Lo sapevo. Era il troll, era proprio il troll di battaglia. Allora, Toxic Blast. Ok, cosa significa? La cacca esplosiva? No, soltanto che abbiamo le bombe esplosive tossiche. Ok, di qua. Sacrificio non ci interessa. Abbiamo rischiato. Negozio, se ne potrebbe anche parlare. Aspetta, aspetta. Oh, questi fanno i ragni. Ok, ci siamo salvati in tempo. Guarda qua che abbiamo. Ale, venite pure, venite. Non ho paura. Perfetto. Boss. Ok, abbiamo Pin, il nostro simpatico vermetto. Basta Pin, sei frettoloso. Ok, addio Pin. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo. Io direi di prendere questa. Esatto. E qui abbiamo un troll, non ci interessa. Piano successivo. Ormai comincio ad avere una certa affidabilità con degli oggetti, quindi
Non ci penso due volte a prenderli. Allora, attenzione. Gli scuri non sono un problema alla fine, perché ho tutto il tempo di seccarli. Perfetto. Molto bene. Allora, qui abbiamo soltanto ragni, vero? Sì, almeno non sono i bomberotti. Allora, lì si può giocare un attimo d'astuzia. Forse con un paio di bombe portiamo a casa un bel trofeo. Ok, vediamo un attimo il negozio. Allora, abbiamo il pillolone e questo. Ah beh, you a wizard. Allora tanto facciamo qua. Ci converrebbe forse aprire un varco. È uguale, mi sa, è uguale. È proprio uguale il discorso. Quindi mi sa che tocca usarlo. Vabbè, tanto a me interessava al fine il forziere, che c'è anche risarcito. Siamo ancora in modalità you a wizard, eh? Vabbè, intanto che passa quel minutino, andiamo avanti. Ok, siamo già guariti. Ok, lì abbiamo il tesoretto. Grazie. Oh, il bambino di Princeton. Eccolo qua. Eccolo qua, mio amico. Il nostro caro amico di qua. Abbiamo preso un attimo una fettina di danno, ma lo recuperiamo subito. Un attimo. Eccoci qua. Sì, dai, via, andiamo con la stanza sfida. Fonda qui. Ale. Oh, il nostro blu. Molto utile. E anche inutile delle volte, ma chi lo sa. Non sono io a giudicare. Allora, stanza del tesoro ci siamo stati. Il negozio pure. Siamo ormai in procinto di andarcene contro il boss. Eccoci qua. Lo Stain. Lo romperemo subito. Abbiamo il nostro bimbo di Brimstone. Ah, è riuscito a mandarci un colpo. Complimenti. Ho proprio perso di vista il boss. Grazie. Grazie, gentilissimo. Oh, Krampus! Subito così? Di ignoranza totale? Il nostro amico Krampus? Siamo calmi, Krampus, eh? Non bisogna agitarsi. Ale, ti ho sistemato dov'era. Quello è il regalo di Natale. My Christmas present, sì. Non ho mai capito che fa. A parte colorare le lacrime di quel colore carbone. Allora, catacombe numero 2.
il tesoretto dove sarà mai? Attenzione con tuo gomitino, potresti sciogliere mezzo mondo. Oh, bella lì, bella lì. Ok, stanza sfida? Ma sì, dai. Porca miseria. Vabbè, tanto questa la prendiamo subito, subitissimo. Così aumentiamo la nostra velocità. Eccoti qua, sto colpaccio. Sì, sì. Pensa quanto ne vuoi. Ti romperemo in 30 secondi. Purtroppo siamo stati colpiti da quello schifo. Porca miseria, non ho avuto la prontezza di usare il dottore Octopus. Wow. Eccolo qua, si è già ricaricato. Oh, il Mongo Baby. Sì, 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 è fuoco aggiuntivo, signore. Mongo Friend, scusate, amico mongolino. Poi non mi sembra poi tanto mongol perché spara. Allora, niente, di qua sto lungo corridoio. Ale, pulito. Adesso avanziamo di qua, poi attenzione ai ragnacci, l'ultimo problema di frontiera. The World, ormai è quasi uno spreco utilizzarlo. Allora, oh, io direi di prendere il ragnettino. Cambierà simpaticamente il nostro gameplay. Fa anche del male il ragno, soprattutto molto male. Io direi di andare un attimo qua giù, proprio in fondo, in fondo, in fondo, in fondo. Ecco, carichiamoci già di qua, magari. Ecco, vedete il ragnetto cosa fa? Dice quanta vita ha rimasto il nostro simpaticone. Oh, facciamoci un giro. 1, 2 e 3. Ah, simpatico, una chiave l'abbiamo già recuperata. Quella ci dà una chiave. No, io direi di tenerla capra qua. Ok, è uno speed up, niente male. Perfetto, possiamo andare al boss, che ancora non sappiamo dov'è, ma ne ho una certa idea. Attenzione ai teschietti. Non ce l'abbiamo fatta. Allora, aspetta un po'. Ok, era meglio se lo usavo prima, ma è lo stesso. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, la maschera della sofferenza ci darà dei cuori rossi ogni 3 stanze, Gimpy. Però noi abbiamo dei soul art, bisogna trovare il modo di convertirli. Però l'ho presa nel dubbio perché ho detto, ma forse dà anche dei cuori, diciamo, extra. Non lo so, adesso vediamo come procede. Ok, è stata una stanza del tesoro un po' magra. Direi di sì. Ok, quello penso che sia stato Gimpy a darci il cuore. Allora, qui bisogna fare la fare. Abbiamo tutte queste bombe. Ci sta.
Allora, ultima bomba, mettiamo tutto qui vicino. Oh, e questo che cos'è? Non lo so, ma ci interessa assai. Aspetta, aspetta. Allora, la pillola, voglio la pillola. Ok, Telepir ci ha portato in trappola, per modo di dire. Non ti vedo, non ti posso neanche colpire. Allora, voglio tornare un attimo indietro perché ci ha messo proprio dall'altra parte del mondo. Però ci ha fatto anche conoscere la stanza del tesoro. Oh, il piccolo Chad. Sì, da bacini, però non abbiamo ancora i rossi, signori. Cioè, è un po' inutile. Non so se farà del danno a contatto, ma ci risulta inutile. È una pillola, tocca dire di sì. Infested, non è male, non è male. Adesso qui, però vogliono troppe chiavi, secondo i miei gusti. Però qua c'è una stanza segreta e quella la attiviamo. Ok, due pulsanti, uno sarà la bontà, l'altro sarà la cazzata, ok. No, strano. Vediamo un attimo. Steven Leaves. Steven Leaves? Quindi forse abbiamo. Forse c'è lo Steven. Oh, guarda quanti soldi. Aspetto. Allora, il negozio. Il negozio non l'abbiamo visitato. Ok, shottato letteralmente. Il negozio deve essere di là per forza. Ah, ok, sì, l'ho localizzato. E un attimo, questo. Bibbia, tratto dalla Bibbia. Aumenterà la fede nel senso che dopo magari ci dà un solo arto ogni tanto? E ci rallentiamo un po'? Non lo so. Lo speed up è sempre recuperabile, nel senso. Ok, puliamoci di questi nemici utili. Aspetto, Gimpy continua a regalare cuori. Grazie, mister simpaticone. Allora, un attimo. Sì. Perfetto, perfetto. Ma anche questo non era male. Ci ha colpito. Maledetto. Volevi fregarmi, mi hai fregato. Io continuo a tenere questo. Andiamo contro sto stupido boss che non so chi sia. Loki. Diciamo che non è molto forte, però in queste stanze poteva crearci dei guai. Perfetto. Ha aumentato il range, lo speed e tutto, quindi adesso con un danno di 7-13, fai vedere quanto siamo veloci. Dai, non c'è male. Se avessimo un filo di danno in più andrebbe ancora meglio, come dico sempre. Attenzione a sti goccioloni che ci possono rovinare la run. Potevano forse rovinarci la run. Adesso abbiamo trovato una micro soluzione. Stanza del tesoro. Perfetto, danno aumentato. E poi dovremo produrre ragni ogni tanto. Sistemato dov'era? Attenzione, negozietto!
Oh oh, quella dovrebbe essere diplopia se non sbaglio, però ho una gran paura. No, questo non serve a niente, sto oggetto, ho sbagliato a tenerlo. Aspetta, abbiamo un sacco di soldi. Dobbiamo finché non si rompe la macchina. Ok. Questo, diplopia. Ah no, mi ero scordato, raddoppiava gli oggetti. Porca miseria, mi scordo sempre. Dove l'abbiamo lasciato il mitico oggetto? Il nostro boa, che è utilissimo. L'ho salvato, diciamo, le chiappette più volte. Adesso poi abbiamo anche The Devil. Addirittura due batterie. C'è ancora qualcuno di vivente? Diciamo che si possa colpire. Eccolo qua. Due pillolasse. Telepills. Allora, Telepills alla fine ci ha sempre portato male. Un secondo. Rieccomi qua, scusate per la micropausa. Oh oh, cosa vedo nei miei occhi? Perfetto. Allora, andiamo a vedere un po' che abbiamo qua. Ah, le cacchine. Abbiamo anche il produttore? No. Ok. Qui niente. Niente. Qui niente. Di qua abbiamo la stanza sfida, dai. Ah, bello. È stato tutto un troll quasi. No, 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 adesso è stato l'affare. Adesso ti rompiamo a dovere. Ah, io non ti sopporto, ti voglio uccidere il prima possibile. Tutti sti cuori. È una sofferenza non prenderli. Ok. Oh! Ucciderò da solo se tutto va bene. Un attimo, io non ho più The Devil. L'ho usato? Non penso proprio. Avrebbe fatto quel verso pazzesco. Ah, tocca andarlo a cercare, eh. Brutta storia, ma io lo voglio cercare. Lo vado a cercare subito, perché quello serve. Dove l'abbiamo messo? Ancora, abbiamo cambiato oggetto. Porca miseria, non sto attento. Mi sto lasciando dietro le cose importanti. Eccolo, questo qui. Viene via con me. E il Dr. Octopus dovrebbe essere qua. Dove l'abbiamo lasciato? Eccolo. Allora, il boss è laggiù. Ok, abbiamo mamma. L'abbiamo quasi sciottata. La sua sveglia mossa. Dai, dai un altro pestone che ti uccido. Perfetto, il rossetto. Allora, abbiamo il bimbo. Quello, no, Satana, mi dispiace. Cioè, mi devi offrire qualcosa di meglio. Non lo so. Un lecca lecca era meglio. Ok, siamo nell'utero, penso. Ok, sì, womb, il ventre, vabbè, ci siamo quasi. Allora, qui purtroppo non abbiamo The World.
brutta storia. Quindi meno stanze facciamo, meglio sarà. Questo però mi sa di tesoro tesoro. A volere così tante chiavi. Ah no, il cervello di Bob. Non me lo sento di prenderlo. Ok, credo che c'era qualche monetina, ma porca miseria, siamo poveri. Oh, mostro! Da quanto tempo? Ale! Oh, sta una bomba. Mi sei sprecato, ragazzo. Ecco, questi io li adoro perché vengono, ti vengono addosso per morire. La troll bomb. Way. Attenzione. L'unico problema sono i cervelli, perché ci lasciano la loro striscetta di sangue che è un po' un fastidio. Ok. Ah, grazie, tanto peggio di così non poteva andare. Sempre il mio rischio e pericolo, come si dice. Olè. C'è già il boss. Di, andiamo. Mr. Freud. Non so chi sei. Fatti conoscere. Sembri un moscone enorme. Osta te, fai le striscette di sangue. Ok, ti ho preso. Però mi hai lasciato il tuo amichetto. Non lo volevo. Oh, Binky, godo. Godo, ecco. Così impari. Niente, andiamo. Ok, benvenuti nell'utero, sono satanissimo. E andiamo. Allora, queste qui penso che ce ne siano alcune esplosive, non ricordo quali. Quindi bisogna sbarazzarcene al più presto. Ok. È stata una dura storia. Allora, le chiavi non servono più, neanche i soldi. Devi darmi l'HP up, amico. Siamo intesi, lo sai cosa voglio. Perfetto. È stato anche poco noioso. Ora tu con 11 chiavi mi darai quel che desidero. Questi troll non mi soddisfano, eh. Ok, ti ringrazio. Dammi l'ultimo premio, niente da fare. Siete di nulla facenti entrambi. Ecco cosa volete, soldi. La macchinina non darà soldi sicuramente, esatto. Oh, capirei, una monetina. Tanto i soldi sono proprio letteralmente finiti. È stato più gentile quello che voleva i soldi. Chi ci ha colpito? Non l'ho capita questa. C'è un qualcosa che... non è chiaro. Allora, tocca farsi questo sicuramente. È quasi una cosa obbligatoria. Ah, ma guarda, io per paure sto qua dietro. Ah sì, fai bene a fare. Ok. Thank you.
Ok, è stata un po' truffaldina come stanza, come l'ho fatta, però oddio, avevo troppo paura di perdere. Cioè, perdere contro questi qui mi sento un po' offeso. Poi perdere adesso non mi sembra proprio il caso. Attenzione ai blastocisti. Porca miseria. Quanti sono? Ok. Torniamo un attimo indietro che ho visto qualcosa. No. Di qua. Niente, stanza chiusa. Allora qua di sopra. Ok. Avanziamo, avanziamo. Bisogna subito levarsi da di qui però. Qui non bisogna star fermi un attimo. Ok. Insomma, sta aumento di fede a me non mi sembra proprio il caso. Io mi tengo. Ah, tocca tenerselo. Whoop, fa schifo. Poi attenzione, una stanza di cacca, letteralmente. Una stanza di intere cacchine. Ok. Pulita. Va bene, abbiamo trovato il boss, andiamo. Lui vive, un classico di classici della musica leggera. Ok, ti aspetto. Vieni, vieni. Useremo anche la forza. Sì, sì, vai, 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 vai. Sono troppo forte per te. Ok, allora, qui adesso bisogna un attimo ragionarci molto sopra, perché iniziamo ad imbatterci in una bella storia. Il Dark Boom mi sa che è l'unica scelta, perché quell'altro avrebbe soltanto aumentato il nostro danno. Aspetta, bisogna fare un giro col Dark Boom, come minimo, perché lui recupera un po' di cose e quindi ci potrebbe salvare. Allora, qua cosa c'era? Vieni qua. Recupera quello. Ok, stiamo cercando un attimo di rattoppare i danni da battaglia. Vieni, vieni, bello. Di qua ce n'è un altro, vieni, vieni. Due. Un ragno va benissimo, però devi darmi quel che voglio. Vieni, vieni. Qua. È un po' lentino, è a ricerca. Quello non lo volevo. Di qua, un attimo, di fretta. Attenzione agli occhi. Ok, vieni, vieni. Ok, ok, bene, bene. Qua ci abbiamo rimasto gli ultimi due. E poi direi di non esplorare più, perché non è il caso di rischiare così tanto. Oh, guarda qui quanti ce ne sono. Benissimo, prendi l'ultimo qua. L'Arcade aveva qualcosa, sì. Prendi anche quello. Perfetto. Oh, bella, 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 bella. Ok, io direi, visto che abbiamo pulito, cioè era giusto pulire. Cosa le lascio di tutte quelle cose? Abbiamo forse il giusto compromesso di cuori. E comunque se andiamo su in cattedrale ne troveremo altrettanti, soprattutto di Soul Art, che è la cosa che desidero più di tutte. Dovremmo riuscirci. A meno che non vado da... vabbè, Satana non ce l'abbiamo più. Vabbè, saliamo. Perfetto. E sei stato deriso, Isaac. Molto bene. Benvenuti in cattedrale, bellissimo posto, soprattutto per la soundtrack. Ma soprattutto per i nemici. Molto ostili e molto stronzi. Attenzione, mi raccomando. Qui purtroppo dovevamo avere anche l'altro oggetto che ci aveva offerto Satana. Molto utile, ma non potevamo morire. Notate la resistenza dei nemici. Two of spades. Ok.
Qui c'è invece un The World. Due Loki addirittura, guardate. Qui la faccenda si complica assai. Adesso abbiamo un range up molto alto, però... Oh, perfetto, bravo ragnetto. Bravo Dark Boom. Questo tocca prenderlo assolutamente. Qualunque cosa sia. Oddio, la testa di Bob, no. Tutta la robaccia ce l'è stata regalata proprio. Qui abbiamo un grid, così a caso. Vabbè, finché spawn i corpicini non ho paura. Una pillola. No, non è il caso. Dai, mi raccomando, Dark Boom, raccogli qualsiasi frammento di cuore che io riesco a vincere in ste stanze. Mostro 2 non mi preoccupa molto. Anche perché è stupido duro. È quasi più stupido il 2 dell'altro. Wow, i mosconi. Porca miseria, ci siamo fatti fregare come dei babbei. Un altro mostro. Ma che siamo, scemi? Oh, è stata una trappola assurda. Loro qui sono pazzi. Ah, ma me lo aspettavo a cattedrale con un danno così basso. C'era da sudare. Prendiamo un attimo di fiato. Qui la vedo dura, 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 dura. Sto rimbalzone ciccione del cacchio. Sì, sì, piangi. Dammi dei cuori, voilà. Suonato. Non... Oh, bene, un ragnetto. Vi aspetto, vi aspetto. Con voi non ho paura. Allora, adesso inizio ad avere un pelo di paura. Vabbè, se sta laggiù non è un problema. Datemi cuori, datemi dei cuori, dei Soul Art, per favore. Per favore. Ho anche quel libro della fede lì, ma per me di fede c'è solo il nome. Attenzione che bombardano come degli assassini. Si è coperto creando un verme, sei intelligentissimo. Eccolo qua il Soul Art. Danged Man. Beh, adesso vedremo. So che ce l'abbiamo. Qui abbiamo tutti i cavalieri possibili immaginabili, eh. Ah, le falci di guerra sono brutta storia. Di morte, volevo dire. Che cosa dico di guerra? Guerra non ne ha bisogno. Ecco, poi fa le sue tecniche stupide di rallentatempo. Adesso abbiamo il giusto compromesso per ucciderlo. Non avrei mai pensato di trovarlo qua. Addio al cavallo, bastardo. È stata stronza come stanza. Anche questa non scherza. Per favore, Dark Boom, un cuore. Ok, ci siamo. Andremo contro Isaac, ma perderemo sicuro. Speriamo in bene. Una cosa impossibile. Ci ha già fottuto tutta la vita.
È impossibile sconfiggere Isaac. Come sono messo adesso? Ecco, sistemato. Ah, non ce l'abbiamo fatta. Maledetto Isaac. Me la son giocata male. Però mi è piaciuta come rane, quindi la pubblicherò ugualmente. Per il momento è tutto. Forse ce la stavamo per fare con il nostro esserino senza nome con i Soul Art, ma neanche sto giro. Pazienza. E qui si conclude un altro episodio di The Binding of Isaac. Per il momento è tutto. Ciao da Luma. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale. Non aspettare.